Molto rapidamente, intanto benvenuta Sindaco e Presidente del Consiglio. Io volevo esprimere il mio personale ringraziamento a te Presidente e all'Aula, ai consiglieri tutti, per la decisione che si vota ora. I simboli sono fatti. I simboli sono fatti. E la decisione, diciamo a 1999 anni, perché, di esprimersi e riconoscere l'errore fatto dai nostri progenitori nell'esiliare uno dei più grandi poeti della storia umana, per ragioni non chiare ma molto probabilmente legate a conflitti personali, è un simbolo importante di cui quest'Aula si fa carico. Io ho letto commenti stupidi sulle pagine dei quotidiani nei giorni scorsi su questa cosa. Sono commenti di chi non sa di cosa parla. Sono commenti di chi non capisce quanto i simboli siano elementi che trasformano il modo in cui noi guardiamo la realtà. La realtà non è fatta solo di oggetti fisici. Gli oggetti fisici hanno una funzione, un senso, perché noi siamo in grado di interpretarli con la nostra cultura e con gli strumenti che ci consentono di trasformare le percezioni in concetti. I simboli sono una forma più alta che noi, no? Come società umana siamo capaci di dare al nostro pensiero. Questo è un simbolo importante oggi perché parla del diritto fondamentale degli artisti di esprimersi liberamente in una società in cui, mondiale, in cui la libertà di espressione artistica è sempre più compressa, e parla del riconoscimento della funzione che l'espressione artistica e la cultura hanno nello sviluppo della convivenza umana. E lo fa riconoscendo a Publio Vido Nasone di aver subito un torto da parte di un potere assolutista che decise di derogare alle proprie regole per ragioni che non ha mai voluto dichiarare alla storia. Per questo io sono onorato di essere vice sindaco di un'assemblea che compie un atto simbolico di questo genere. Grazie.